Professor Crepè, direttore scientifico della scuola per genitori, quanto è necessario oggi per un genitore andare a scuola? Bisogna ricominciare a imparare a essere genitori? Quindi non è un ritorno, è un nuovo evento. I nostri predecessori semplicemente istruivano, sfamavano, coprivano dal freddo. Per noi il compito è un pochino più complicato e forse anche più eccitante dal punto di vista culturale. Come insegnate a diventare genitori? Quali sono i punti principali del percorso? Ma la scuola per genitori innanzitutto è nata 7-8 anni fa a Vicenza, per chi fosse interessato è www.impresafamiglia.it, è nata quindi nel nord-est, si è sviluppata anche per un'esigenza specifica che era quella di aiutare le famiglie che spesso sono anche impresa, nel senso che come tutti noi sappiamo circa il 90% delle imprese italiane sono a struttura familiare, aiutare quelle famiglie ad avere un buon futuro, quindi a crescere delle generazioni in grado di prendere il timone della barca e condurlo verso nuovi mari. Tutto questo oggi è molto difficile. Come facciamo? Facciamo come si fa una scuola, cioè organizziamo delle serate con insegnanti, io sono normalmente il primo e poi si avvicendano tutta una serie di altre persone molto note, da Galimberti alla Parsi, insomma sono tutte le persone più note, Andreoli, che a vario titolo si sono occupati di educazione dei figli, psicologi, psichiatri, filosofi, neuropsichiatri infantili.